Sono molto nomati i vasi di terracotta quivi fatti per essere talmente lavorati che paion dorati. Così, già nel 1550, Leandro Alberti celebrava la fama di Deruta nel campo della produzione di ceramica artistica, una notorietà che gli artigiani derutesi conservano tutt'oggi vista la qualità dei loro lavori. Da qui il progetto del co-working Hub Maiora di Civitavecchia, che ha pensato di valorizzare permanentemente il centro storico della città portuale laziale, decorandolo con le opere realizzate proprio dalle botteghe ceramiste di Deruta. Un'idea sposata anche dalle due amministrazioni comunali che in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica nel Borgo Umbro hanno siglato un protocollo d'intesa per poterla concretizzare. Civitavecchia è una vetrina sul mondo grazie ai suoi quasi 2 milioni di visitatori ogni anno che approdano su questo territorio per poi partire per le crociere internazionali. Ecco, per Deruta si sta prospettando un'opportunità unica e irripetibile in quanto il progetto prevede la possibilità di usufruire degli spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale per esporre le nostre opere d'arte. È un'esperienza che permetterà a molti turisti, circa 2.000 che scendono ogni giorno e transitano il centro storico di Civitavecchia, volendo di partecipare a dei corsi di formazione, ha la possibilità di poter lavorare al tornio, di vivere l'esperienza in prima persona e direttamente di quello che è un'arte che dal 1282 ha reso Deruta famoso in tutto il mondo. E sempre nell'ambito del weekend nazionale dedicato alla ceramica artistica e artigianale, nel Museo regionale della ceramica è stata inaugurata l'affascinante mostra Back to Deruta, visitabile fino al 30 giugno. Antiche maioliche provenienti da collezioni internazionali, riportate temporaneamente nella loro città natale dagli esperti Camille Prince e Justin Raccanello. Sono 24 opere che vengono da una rassegna fatta a Londra nel 2017, 24 opere che rappresentano l'evoluzione della maiolica di Deruta dalla seconda metà del 400 alla seconda metà del 500. Opere straordinarie che riprendono le iconografie dalla pittura del Perugino, del Pinturicchio, quindi si tratta di opere di capi d'opera di grande interesse. L'opera più antica è un Albarello con lo stemma della famiglia Crispolti, quindi è ritornata a casa un pezzo proprio importante. C'è un piatto lì al centro che si vede anche nel manifesto che riprende sia la Madonna del Perugino e il San Giuseppe di Pinturicchio, quindi un lato un pittore e l'altro pittore più famoso di Perugia.